Ciao ragazzi, finalmente lo ricordo benissimo quando è arrivato il mio Lightpail L8S. Era bello pesantuccio, l'imballaggio sui 30 kg perché lui pesa più o meno 30 kg. E niente, dai, andiamo a vederlo insieme. Ricordiamo che ha due motori da 800 watt, ho preso la versione da 20 ampere. Quando arriva comunque il corriere ti squilla, è veramente bello, eh? Me lo ricordo anche io. Allora, aprendolo vi esce il sacchettino con le varie chiavi a brugola per stringere le varie viti perché sono mezzi ovviamente soggetti a vibrazioni. Il caricabatterie, ovviamente se vi serve qualche specifica basta mettere in pausa e via. E allora andiamo a spacchettarlo insieme. Fatevelo sempre un video. Appena si toglie il polisterolo, comincia a battere il cuore più forte la prima volta che lo si vede. Comunque, un video fatelo sia all'imballaggio che all'interno perché potrebbe servirvi in caso di danni. Qui stavo cercando il display perché molti accusavano questo problema che arrivava col display rotto. Il mio, per fortuna, io infatti la prima cosa che ho fatto sono andato a cercare il display e, come dicevo, per fortuna era intero. Togliamolo fuori, è abbastanza pesante, vi dicevo sui 30 kg. Questo si può togliere anche da soli, ma le versioni quelle più grosse da 5-6 mW, quelli lì cominciano a essere pesantucci. Vi ricordo che ho fatto altri video sulla manutenzione, vi lascio il link nelle schede, su un altro monopattino che non serve un potete, ve lo lascio sempre qui, magari vi fate un'idea su quale monopattino è meglio comprare. Intanto l'avevo messo a caricare perché non vedevo l'ora di fare un giro. E vi lascio con qualche immagine dei particolari. Ciao belli, iscrivetevi! Thank you.